Siamo in collegamento con l'assessore ai trasporti del Comune di Napoli, Enrico Panini. Salve, ben trovato, assessore. Bentrovato e buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Allora, assessore, la ritroviamo nuovamente a Palazzo San Giacomo, un nuovo incarico, un assessorato importante, ha anche tante altre deleghe. La situazione trasporti in città al momento, quale criticità presenta? Guardi, la criticità che stiamo già affrontando è la seguente. Parte l'anno scolastico a giorni. Abbiamo una presenza consistente dei turisti in città, abbiamo una ripresa delle attività dopo un periodo feriale. Bisogna organizzare il sistema dei trasporti, intervenire sul regime degli orari delle scuole e delle altre attività. Occorrono soluzioni, questo è un secondo aspetto, che non scarichino tutte le contraddizioni sulle vie chiamate a sopperire al blocco di Galleria Vittoria. Certo, Galleria Vittoria le ha toccato un nodo importante che ha messo veramente in ginocchio la città e sarà ancora più grave appunto con la ripresa di tutte le attività per questo autunno, un blocco dovuto a dei lavori di ristrutturazione. Qual è la situazione al momento? Lavori che qualcuno dice vanno troppo a rilento, nonostante le rassicurazioni dei tempi celeri per cercare di riaprire almeno una corsia della Galleria Vittoria. Guardi, ANAS sta lavorando al meglio e peraltro devo dirle per la modalità dei lavori difficilmente si potrà aprire una corsia mentre si lavora nell'altra, nel senso che la copertura è una copertura complessiva di tutto l'arco e quindi non suddivisibile. Però per diminuire al massimo quelle che sono le ripercussioni negative bisogna fare due cose. La prima, bisogna modificare gli orari di vita, ovvero evitare che alle 8 del mattino tutti siano chiamati a raggiungere una scuola, un ufficio, alle 9 tutti siano chiamati a raggiungere delle attività commerciali che aprono, perché questo, oltre a essere, diciamo, un problema complessivo in presenza ancora della pandemia, che non è purtroppo scomparsa o risolta nel niente. Quando abbiamo un'arteria importante come quella garantita da Galleria Vittoria, ovviamente diventa un problema nel problema. E quindi i tempi della città. Seconda questione, occorre un intervento sulla tangenziale. Ieri ne abbiamo fatto parola con il prefetto che ha convocato una riunione in vista dell'apertura dell'anno scolastico sul tema dei trasporti. Occorre sostanzialmente creare delle alternative che evitino un naturale intasamento fino a che non sono terminati i lavori. Io le chiedo una cosa, perché 10 mesi, 11 mesi di chiusura di questa galleria, insomma, tanti problemi, era possibile, è possibile che non si sia trovata una strada alternativa per mettere in sicurezza quanto prima un'arteria così, fondamentale per la viabilità cittadina? Dove il Comune di Napoli ha sbagliato, secondo lei? Guardi, devo dirle, non avendo seguito direttamente l'attività in quei mesi, ero come noto a Città Metropolitana e dal poco tempo che ho ripreso l'attività a Palazzo San Giacomo non ho un quadro preciso, quindi non azzardo nel modo più assoluto alcun tipo di risposta e valutazione. So per aver parlato con i miei colleghi nelle settimane scorse che c'è stato un lavoro intenso, nessuno lo ha sottovalutato, però abbiamo una complessità nell'individuazione delle perdite. Abbiamo dovuto trovare come comune le giuste intese con ANAS e con le aziende, le risorse, gli atti che consentissero di far arrivare direttamente le risorse senza passare dal bilancio del comune di Napoli, come è noto, un'indagine opportuna evidentemente della magistratura. Insomma, siamo in presenza di un'attività davvero complicata. Lo dico consapevole di ciò che accade perché attraverso quelle strade pressoché quotidianamente, ma di giornate francamente non se ne sono perse, perché fin dall'inizio ognuno ha ben capito che cosa significa per la città di Napoli chiudere un'arteria come Galleria Vittoria.
Assessore, c'è un problema per il Comune di Napoli assolutamente rilevante, la mancata proroga per l'approvazione del bilancio. Questo bilancio dovrebbe essere passato in giunta, dovrebbe essere approvato in Consiglio Comunale. Ovviamente siamo alle soglie delle elezioni amministrative, il Consiglio Comunale non ha più i numeri per poter eventualmente approvare il bilancio, una situazione, insomma, che rischia di diventare realmente grave. È possibile, insomma, che il Comune di Napoli vada in dissesto a pochi giorni dalla scadenza del mandato di De Magistris? Guardi, la ringrazio per questa domanda perché mette in luce una situazione davvero paradossale, ovvero la primo elemento del paradosso, un impegno del governo a rinviare la data per i comuni chiamati al voto che non viene mantenuto. Secondo, l'impegno viene mantenuto esclusivamente per i comuni siciliani, un paradosso nel paradosso, senza nulla togliere al diritto dei comuni siciliani, ma ci sono anche tutti gli altri comuni. Terza questione, ma un bilancio preventivo discusso durante la campagna elettorale, al di là dei numeri, fa male non a chi è chiamato, come dire, ad un cambio di amministrazione per una naturale scadenza, ma soprattutto a chi arriva, perché avvelena la discussione sul bilancio preventivo, sulle risorse che si trasforma in un terreno inevitabile di battaglia politica dove scompaiono i cittadini e sono presenti solo legittime aspettative di una corsa elettorale che avrà una sua prima scadenza il 3 di ottobre. Per questa ragione, come dire, il senso di responsabilità deve portare ad un rinvio di quella data, mettendo in sicurezza i comuni, mettendo in sicurezza i cittadini. La Giunta ha fatto un ottimo lavoro, ha approvato tutti gli atti. Adesso, a partire da un comunicato che questa mattina con grande forza ha fatto il sindaco di Napoli, bisogna che il governo si assuma fino in fondo le proprie responsabilità, salvo che non si voglia ipotizzare. Dico ciò per dare parola ai fatti, ma non perché io supponga che questo elemento sia concreto, che non si sia in presenza di atti ad personam che devo dire sarebbero ancora più inaccettabili di una situazione che deve essere rapidamente governata nel migliore dei modi. Alla luce dei fatti, naturalmente lei non ha la sfera di cristallo, non può essere nella testa della sindaco uscente De Magistris, ma crede che si profila probabilmente una possibilità di dimissioni di De Magistris per evitare chiaramente i problemi che potrebbero derivare da un eventuale commissariamento? Guardi, il sindaco De Magistris è intenzionato a consegnare le chiavi della città al nuovo sindaco eletto democraticamente dalle donne e dagli uomini residenti nella città di Napoli. Questo è l'unico obiettivo, non ci sono altre alternative sotto condizioni, occorre mettere nelle condizioni tutti i comuni chiamati al voto di avere date di approvazione di atti fondamentali, quali bilanci, che non si confondano con la campagna elettorale. Su questo versante noi siamo assolutamente irrinunciabili. Abbiamo un impegno, gli impegni a casa nostra si onorano, perché delle parole e degli impegni che assume un governo, chi rappresenta il governo è chiamato a rispondere concretamente. Assessore, noi la salutiamo, le auguriamo anche in questo caos buon lavoro, insomma, speriamo che alla Grazie di fine riusciate a cuore. trovare la quadra, insomma, è abbastanza in affanno la città. Arrivederci. Arrivederci, buon lavoro, grazie e alla prossima occasione.